Manol Asi è ufficialmente un giocatore del Napoli. Super offerta per Lautaro dal Barcellona. La Spagna si aggiudica l'Europeo Under 21. Queste sono le notizie principali di oggi. Il mio nome è Davide, siete su One Football News. Partiamo! Anzi no, prima di partire ricordatevi di scaricare la nostra app, se non l'avete già fatto, per rimanere sempre aggiornati e per ricevere in tempo reale tutte le notizie sulla Serie A. Scambio Manolas Diawara è fatta! Lo scambio è andato in porto e il greco, dopo 5 stagioni e il gol simbolo contro il Barcellona, passa al Napoli. Napoli che ha pagato la clausola rescissoria e manda a Roma come contropartita tecnica il giovane centrocampista 21enne Amadou Diawara. La Roma ha ufficializzato un altro scambio nel fine settimana. I giallorossi si sono assicurati il terzino della Juve Leonardo Spinazzola per 10 milioni più una contropartita tecnica piuttosto pesante, ovvero il giovane Luca Pellegrini. La Roma si assicura un terzino già pronto a partire da titolare, ma perde un prospetto per il futuro. Nel frattempo i giallorossi avrebbero superato l'offerta dell'Inter per Barella e il centrocampista potrebbe cambiare destinazione. E per la serie super offerte passiamo all'asse Barcellona-Milano. Offerta dei Blaugrana per Lautaro Martinez. E il Toro sta facendo molto bene in Coppa America e ha segnato due reti pesantissime, sia per il passaggio del turno ai gironi, sia per la vittoria ai quarti contro il Venezuela, che ha permesso all'Argentina di qualificarsi alle semifinali contro il Brasile. Gol di tacco, intesa con Messi, ecco quindi che per l'attaccante dell'Inter sarebbe pronta un'offerta di 112 milioni da parte del Barcellona. Un'eventuale cessione renderebbe ancora più concreta l'eventualità di un approdo di Lukaku in nero-azzurro. Certo è che se dovesse partire Lautaro, l'Inter a questo punto dovrebbe darsi una mossa per rifinire l'offerta al Manchester United. È vero, Lukaku, come anche Dzeko, vorrebbe vestire la maglia nero-azzurra, ma per ora niente di fatto. La Spagna vince l'Europeo Under 21, trascinata da Fabian Ruiz e Dani Ceballos. Il primo, che è legato a Napoli ancora per 4 anni, ha segnato il gol del vantaggio dopo 7 minuti con un bellissimo tiro da fuori area. Il secondo, invece, ha ispirato la rete del raddoppio. E ora il Milan vuole assicurarselo. Ci sono 40-45 milioni da mettere sul tavolo, probabilmente con una formula di prestito, ma bisogna affrontare la concorrenza di Tottenham e Arsenal. Secondo alcune voci però, il Real chiuderebbe l'affare soltanto con una cessione e non un prestito, valutandolo 50 milioni di euro, proprio il denaro che il Milan avrebbe a disposizione. Godin è ufficialmente un giocatore dell'Inter. L'ormai ex difensore dell'Atletico Madrid ha firmato con i nerazzurri. Pensate, fu proprio contro l'Inter, al tempo allenata da Rafa Benitez, che nel 2010 Diego esordì con la maglia dell'Atletico. Chiudendo questo colpo, l'Inter di Conte avrà così modo di completare il reparto, per il suo modulo 3-5-2 con tre dei difensori più forti d'Europa. L'uruguaiano infatti porta a Milano tanta esperienza, ma non solo. È un giocatore che garantisce sempre molta concentrazione sul campo, molto forte nei duelli aerei e per essere un difensore ha anche un grande fiuto del gol. 4 gol e 3 assist nella sua ultima stagione spagnola. È successo sabato scorso, purtroppo, l'Italia di coach Bertolini è stata eliminata ai quarti dall'Olanda. Le azzurre, che hanno giocato senza la Juventina Cristiana Girelli, hanno speso tutte le energie nel primo tempo senza però riuscire a segnare. E nel secondo tempo l'Olanda ha preso in mano la situazione segnando 2 gol. Salta quindi la qualificazione alle Olimpiadi. Domani e dopodomani le semifinali, Inghilterra-Stati Uniti e Olanda-Svezia. L'Egitto passa il girone in Coppa d'Africa grazie a un gol di Salah contro l'Uganda, mentre Madagascar, a sorpresa, è primo nel girone B, dopo aver battuto contro tutti i pronostici la Nigeria. Ed ora passiamo al mercato. Il Tottenham si assicura Ndombele dal Lione per 62 milioni più bonus, Adrien Rabiot ha sostenuto le visite mediche per unirsi alla Juventus, Ozan Kabak, uno degli obiettivi di mercato del Milan, ha firmato per lo Schalke 04. Il fratello di Higuain dice che il Pipita in Italia giocherà solo alla Juventus. Dove giocherà invece secondo voi Higuain nella prossima stagione? Come finirà tra Milan e Ceballos? E quale sarà l'attacco dell'Inter dei sogni di Conte? Fateci sapere cosa ne pensate voi, popolo di One Football, e scriveteci la vostra nei commenti qua sotto e se volete lasciateci un like. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e cliccate qui oppure qui per vedere gli altri video di One Football. Per oggi è tutto, ci vediamo mercoledì. Ciao!